Esercizio numero 4, condensatore piano, lastre di area ciascuna 400 cm cubi, carica Q più o meno 20 nanocoulomb, lastra positiva a sinistra, negativa a destra, distanza tra le lastre 8 mm. Elettrone viene sparato con 340 elettronvolt di energia cinetica all'interno del condensatore, dall'esterno all'interno passa attraverso un piccolo foro praticato nell'armatura A. Naturalmente fuori l'elettrone non sente nessun campo elettrico perché fuori del condensatore il campo elettrico è trascurabile, quindi va a velocità costante, quando invece entra verrà rallentato. In quanto sente il campo elettrico del condensatore subisce una forza frenante. Una serie di domande: se l'elettrone è relativistico o no, la sua velocità, la capacità elettrica del condensatore, la DDP tra le armature, il campo elettrico nel condensatore, la decelerazione dell'elettrone, il lavoro della forza elettrica e poi soprattutto se l'elettrone urta contro la lastra B o si ferma prima, se l'elettrone urta con quanta energia cinetica la colpisce, se si ferma prima a quale distanza dalla lastra A si trova il punto C d'arresto, il punto di inversione del moto. Fermate qua il video, provate a risolverlo o risolvere l'esercizio da soli, poi guardate soltanto dopo lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, possiamo immaginare la lastra B a terra in modo che il suo potenziale sia zero. Sappiamo che il potenziale diminuisce andando da sinistra a destra, cioè dalla lastra positiva alla negativa, e questo perché dentro il condensatore c'è un campo elettrico rivolto dalla lastra positiva alla negativa. Questo campo elettrico lo possiamo anche vedere non solo come generato dalle due lastre insieme, quindi dalle cariche elettriche, ma anche come generato dalla differenza di potenziale. Infatti sappiamo che dove c'è un potenziale che diminuisce c'è un campo elettrico rivolto nel verso in cui il potenziale diminuisce. Questo campo elettrico è tanto più intenso quanto più rapidamente o ripidamente nello spazio diminuisce questo potenziale. L'elettrone quindi entra dentro questo campo elettrico che è rivolto a destra e siccome ha una carica negativa subisce una forza elettrica a sinistra, come accade sempre alle cariche negative che subiscono forze elettriche di verso opposto al campo elettrico. Del resto che la forza elettrica sia rivolta a sinistra è ovvio perché l'elettrone quando cammina verso destra viene attratto verso indietro dalla lastra A che ha il segno più e viene respinto dalla lastra B che ha lo stesso segno dell'elettrone, quindi subisce una doppia forza a sinistra, una di attrazione e una di ripulsione e quindi una forza netta che lo rallenta. La forza elettrica è l'unica forza che agisce su di lui perché la forza peso, come sempre, è trascurabile per atomi o particelle subatomiche. Qui l'elettrone è una particella subatomica. Quindi l'unica forza è la forza elettrica e anche la forza totale. Si può calcolare QE. Come sempre questa formula ha l'interpretazione fisica che l'elettrone di carica Q interagisce con il campo elettrico del condensatore, all'interno del condensatore, e dall'interazione carica dell'elettrone, campo elettrico del condensatore, nasce la forza elettrica. Siccome poi il campo elettrico nel condensatore è uniforme, vuol dire che è uguale in tutti i punti dello spazio interno al condensatore, allora l'elettrone man mano che si sposta dentro il condensatore subisce una forza costante perché attraversa zone dove il campo elettrico è sempre uguale e quindi si parla di forza costante quando non cambia nel tempo, si parla invece di campo elettrico uniforme quando non cambia nello spazio. Comunque, per la legge di Newton, l'elettrone sottoposto a una forza totale costante subisce un'accelerazione, o meglio, qui una decelerazione costante. Quindi si muove di modo rettilineo uniformemente decelerato. E volendo calcolare la decelerazione, basta dividere la forza totale che vale QE, diviso la massa dell'elettrone. Poi c'è da vedere se l'elettrone è relativistico oppure no. Qui ho immaginato 2,5 keV, mentre invece nel testo del problema si diceva 340 elettronvolt. Questo perché ho fatto un po' confusione con il dato del problema 5, il problema successivo. Comunque, svolgiamo il controllo se l'elettrone è relativistico oppure no con questo valore, 2,5 migliaia di elettronvolt,
vedremo che l'elettrone non è relativistico, quindi a maggior ragione non lo sarà con un'energia cinetica ancora minore, da 340 electron volt. Vediamo come si fa a vedere se è relativistico. Bisogna confrontare l'energia cinetica dell'elettrone, l'energia cinetica iniziale, perché dopo rallenta, con l'energia di riposo dell'elettrone stesso. Beh, l'energia di riposo è facile da calcolare, massa dell'elettrone per la velocità della luce al quadrato nel vuoto. Il risultato è questo. Invece l'energia cinetica dell'elettrone è data 2,5 kilo electron volt, ma bisogna trasformarla in joule per poter fare il confronto con l'energia di riposo. È molto semplice l'equivalenza, basta ricopiare il numero, al posto di K si mette 10 alla terza, io l'avevo dimenticato, perciò l'ho inserito qua sopra, però va inserito qui, quindi K vuol dire 1000, 10 alla terza, elettron si mette la carica dell'elettrone, volte si ricopia, coulombe volte fa joule, il calcolo porta 4 per 10 alla meno 16. Dal confronto vediamo che l'energia cinetica dell'elettrone iniziale con cui viene sparato è circa il 5 per 1000 dell'energia di riposo. Infatti, se noi facciamo questo rapporto tra l'energia cinetica e l'energia di riposo, otteniamo 4 ottavi, quindi un 0,5, e qui c'è un 10 alla meno 2, quindi un 0,5%, 5 parti su 1000. 0,5% è un valore inferiore all'1%, quindi è un valore piccolo che ci consente di dire che l'energia cinetica dell'elettrone è molto minore di quella di riposo e che l'elettrone perciò non è relativistico. Quindi si potrebbe usare per calcolare la velocità iniziale la formula non relativistica, che sappiamo essere una formula approssimata, questa formula dell'energia cinetica, ma per particelle lente non relativistiche, quindi è una formula comunque ottima che ci permette di trovare la velocità con un altissimo grado di precisione, anche se viene un valore approssimativo. Poi il calcolo il confronto fra l'energia cinetica e l'energia di riposo si poteva svolgere anche in electron volt anziché in joule. Allora in questo caso bisogna portare l'energia di riposo in electron volt e si può dimostrare facilmente che è intorno ai 500 keV l'energia di riposo dell'elettrone. E di nuovo stavolta confrontiamo l'energia cinetica che è 2,5 keV con 500 keV, che è l'energia di riposo, e ritroviamo lo 0,5%. Torniamo quindi al nostro esercizio, alle domande successive. Dobbiamo calcolare il campo elettrico all'interno del condensatore, per esempio per sostituirlo poi in questa formula e calcolare l'accelerazione, cioè la decelerazione dell'elettrone. Allora in questo caso il campo elettrico si può calcolare sempre in due modi. Nel caso di un condensatore, o si raddoppia il campo elettrico di ciascuna lastra, oppure si vede, come detto all'inizio, il campo elettrico generato dalle differenze di potenziale secondo la formula campo elettrico uguale differenza di potenziale diviso la distanza corrispondente a quella differenza di potenziale. Per esempio, se il potenziale cala di 100 volte in 10 centimetri, bisogna fare 100 volte diviso 10 centimetri, per fare un esempio inventato. In questo esercizio noi non abbiamo la differenza di potenziale, quindi non possiamo usare questa formula. Abbiamo sì la distanza tra le armature che è 8 mm, ma non la differenza di potenziale. Allora dobbiamo usare l'altra, cioè raddoppiare il campo elettrico di ciascuna lastra, che vale 2π K0 sigma, quindi il doppio è il campo elettrico all'interno del condensatore, vale quindi 4π K0 sigma. Sigma è la densità di carica superficiale, che si calcola prendendo la carica di ciascuna lastra dividendola per la superficie di ciascuna lastra, quindi sono 20 nano coulomb su ogni lastra diviso 4 per 10 alla meno 2 metri quadrati, che è la superficie di ogni lastra. Era data in centimetri quadrati, era 4 per 10 alla seconda, 400 centimetri quadrati, ma siccome il centimetro quadrato è un decimillesimo del metro quadrato, quindi è un 10 alla meno 4, il 10 alla seconda diventa un 10 alla meno 2. Quindi un 4 per 10 alla seconda è espresso in centimetri quadrati, diventa 4 per 10 alla meno 2 in metri quadrati. L'unità di misura a questo punto è coulomb al metro quadrato e il valore numerico è 5 per 10 alla meno 7, valore ragionevole perché sappiamo che le densità di carica lineari o superficiali sono sempre piccole. Ora che abbiamo
calcolato la densità di carica superficiale, possiamo sostituirla nella formula del campo elettrico dentro il condensatore al posto di sigma, e così troviamo un campo elettrico di 5,65 per 10 alla quarta newton su coulomb. Newton su coulomb è l'unità di misura del campo elettrico. Vuol dire che se io mettessi in quel punto, cioè dentro il condensatore, una carica di un coulomb, subirebbe una forza di 5,65 per 10 alla 4 newton. L'esempio è poco verosimile perché non è possibile isolare una carica di un coulomb. Sarebbe meglio isolare una carica di un nanocoulomb, però teoricamente uno può dire metto una carica di un coulomb e subisce una forza data da questo valore per 10 alla 4 newton. Ora che abbiamo il campo elettrico della lastra, possiamo utilizzare la formula detta prima, delta V su D, per calcolare la differenza di potenziale. Quindi con la formula inversa ricaviamo delta V E per D e andiamo a sostituire i valori. Il campo elettrico l'abbiamo appena calcolato, la distanza tra le armature è 8 mm, quindi il risultato è 452 volt. Una piccola osservazione, newton su coulomb è uguale a volt su metro, infatti ho sostituito l'unità di misura. E che vuol dire un campo elettrico di 5,65 per 10 alla 4 volt su metro? Vuol dire che se io mi sposto nello spazio di 1 metro, allora il potenziale cala di 5,65 per 10 alla 4 volt. Se io mi sposto di 1 mm, calerà 1000 volte meno, quindi 5,65 per 10 alla prima volta. Cioè vuol dire 56,5 volte. Quindi ogni millimetro che io mi sposto nel condensatore, ogni millimetro il potenziale cala di 56 volt e mezzo. Ora che ho trovato la differenza di potenziale, 452 volt tra le armature, posso calcolare la capacità elettrica del condensatore, che è definita dalla carica su ciascuna armatura, sull'armatura positiva essenzialmente, diviso la differenza di potenziale. Quindi il risultato è circa 4,4 per 10 alla meno 11 farad. Basta fare questo calcolo sostituendo il nano con 10 alla meno 9. Ora spesso si utilizza il pico farad, pico 10 alla meno 12, quindi facendo l'equivalenza 4,4 per 10 alla meno 11 sono 44 per 10 alla meno 12, 44 pico farad, che è un valore ragionevole per un condensatore da laboratorio vuoto all'interno. Vuoto perché se io lo riempissi di materiale isolante, la sua capacità elettrica aumenterebbe. Un modo alternativo di calcolare la capacità elettrica del condensatore piano è quello di usare la formula che vale soltanto per i condensatori piani, cioè la capacità elettrica si calcola costante dielettrica assoluta del vuoto, che vale questo valore qui e è definita come 1 su 4 pi greco K0. La costante dielettrica relativa del mezzo che riempie il condensatore, qui il mezzo è il vuoto, potrebbe essere anche l'aria, è il vuoto perché altrimenti l'elettrone non riuscirebbe a passare all'interno del condensatore se ci fosse un mezzo materiale o anche se ci fosse l'aria, quindi è il vuoto, e la costante dielettrica relativa del vuoto è 1, se fosse l'aria sarebbe 1 lo stesso in pratica, e poi dobbiamo dividere l'area delle armature. 4 per 10 alla meno 2 metri quadrati, calcolata prima, diviso D, la distanza fra le armature, 8 mm, e il risultato alla fine, facendo i calcoli, è sempre 4,4 per 10 alla meno 11. Vediamo però l'unità di misura. I metri quadrati vanno via, rimane coulomb quadrato diviso newton per metro. Newton per metro è joule, basta pensare alla definizione di lavoro, forza per spostamento, newton per metro, l'unità di misura del lavoro è joule. Ma joule a sua volta è coulomb volt, perché basta ricordare la formula U uguale QV, energia potenziale elettrostatica uguale QV. Qui queste formule servono solo per le unità di misura, quindi joule è QV coulomb volt. A questo punto un coulomb va via, rimane coulomb su volt, che infatti è esattamente il farad, e di nuovo otteniamo 44 picofarad. Quindi avevamo due modi per calcolare la capacità elettrica del condensatore: o attraverso la definizione generale di capacità elettrica o attraverso la formula speciale particolare che vale per i condensatori piani. Infine, l'ultima parte dell'esercizio: se l'elettrone arriverà a urtare la lastra B oppure no. L'elettrone infatti viene rallentato durante lo spostamento, potrebbe anche fermarsi prima nel punto C. E vedremo che accadrà proprio questo, si fermerà nel punto C e tornerà indietro.
Intanto, prima dei calcoli, vediamo a livello intuitivo quello che succede. Il potenziale cala, lo sappiamo, da 452 volt fino a 0, che è il potenziale della lastra B collegata a terra. Però l'elettrone è una carica negativa e quindi la sua energia potenziale si calcola Q per V, carica per il potenziale. Q è una carica negativa, vale meno E. Qui c'è spiegato, per esempio, che l'energia potenziale elettrostatica U è meno E per V, quindi l'andamento dell'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone è rovesciato per colpa di questo segno meno rispetto al potenziale, all'andamento del potenziale. Quindi il potenziale diminuisce tra le lastre, ma l'elettrone aumenta la sua energia potenziale elettrostatica e lo fa a spese dell'energia cinetica, come una pallina che sale su per un piano inclinato. Allora, se la pallina è lanciata con abbastanza velocità, potrà arrivare fino in cima, quindi fino alla lastra B. Se non è lanciata con abbastanza velocità, come sarà il nostro caso, si fermerà in un punto C intermedio e poi tornerà indietro. E durante la salita converte la sua energia cinetica in energia potenziale elettrostatica. Questo perché l'energia meccanica, che è la somma delle due, si conserva, in quanto non c'è l'attrito, l'elettrone si muove nel vuoto. E quindi non ci sono forze dissipative, altrimenti l'energia meccanica si trasformerebbe in calore, cioè energia termica. Perciò impostiamo la conservazione dell'energia meccanica che è uguale in A in B. All'inizio lavoriamo tra A e B, dopo lavoreremo tra A e C, cioè tra A e questo punto C da trovare. Quindi tra A e B l'energia meccanica è uguale all'inizio e alla fine. Ma chi è l'energia meccanica? È la somma di cinetica e potenziale elettrostatica. In A è uguale alla somma in B. Qual è la nostra incognita? L'energia cinetica con cui l'elettrone giunge in B, immaginando che vi giunga. Perciò dobbiamo trovare l'energia cinetica in B, portiamo UB, l'energia potenziale elettrostatica, in B a sinistra, al posto dell'energia cinetica in A mettiamo 340 elettronvolt. Al posto delle energie potenziali meno EV, quindi meno EVA meno EVB, questa va a sinistra, cambia segno, e perciò poi raccogliendo meno E rimane VA meno VB. A questo punto sostituisco tutti i numeri a sinistra e trovo la mia incognita, l'energia cinetica dell'elettrone in B. 340 elettronvolt è l'energia cinetica in A. Meno E per la differenza di potenziale VA meno VB, abbiamo visto prima che era di 452 volt. Ora questa sottrazione viene negativa perché 340 è più piccolo di 452, quindi viene un valore negativo elettron volt. Elettron volt, infatti, vediamo che tutti e due i termini sono elettron volt. Comunque, al di là del valore numerico che è meno 112, che non ci interessa solo che è un valore negativo. Quindi non esiste un'energia cinetica negativa, l'energia cinetica è sempre definita positiva per le particelle in moto. Non esistendo un'energia cinetica negativa, cioè non ha senso, vuol dire che non esiste una velocità. Se infatti noi provassimo a ricavare la velocità con la formula inversa dell'energia cinetica, cioè con questa formula qui è in A, noi dobbiamo immaginarla in B, cioè se uno vuole fare la formula inversa per trovare VB, deve svolgere la radice quadrata dell'energia cinetica. Ma l'energia cinetica abbiamo visto in B che è negativa, questo vuol dire che la sua radice quadrata non esiste, ecco perché non esiste la velocità in B. Il fatto di non trovare la velocità in B, perché l'energia cinetica lì è negativa, vuol dire che in B la particella non arriva, l'elettrone si ferma prima, quindi è da qui che noi capiamo che l'elettrone non arriva in B, perché arriverebbe con energia cinetica negativa che non ha senso. Quindi vuol dire che la particella si ferma prima. A questo punto, per trovare precisamente dove si ferma, cioè il punto C, impostiamo di nuovo la conservazione dell'energia meccanica, ma stavolta non più tra A e B, ma tra A e C. Quindi energia cinetica e potenziale all'inizio nel punto A, uguale energia cinetica e potenziale nel punto C incognito. E l'energia cinetica in C è zero perché quando la particella arriva in C per un attimo si ferma. Poi al posto delle energie potenziali, come ho fatto prima, sostituisco Q per E e Q per V, quindi meno E per V, meno E VA qui e meno E VC a destra dell'uguale. La nostra incognita è VC.
se noi sappiamo il potenziale in C, possiamo ricavare dove si trova il punto C, quindi la posizione di C. Allora porto a sinistra e meno EVC diventa positivo, e le altre due termini li porto a destra, quindi EVA meno energia cinetica in A. Poi sostituisco al posto di VA 452 volte, quindi abbiamo EVC uguale E per 452 volte e al posto dell'energia cinetica in A metto i 340 elettronvolt. E si semplificano dall'equazione. Questo per dire che molto spesso non conviene svolgere i calcoli sostituendo alla lettera E 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb, cioè la carica del protone o dell'elettrone. Conviene invece lasciare la E come simbolo perché poi spesso va via, come in questo caso, e quindi rimane la nostra incognita VC uguale 452 volt meno 340 volt, quindi 112 volt. Ora, sapendo che nel punto C il potenziale è calato a 112 volt, posso calcolare la posizione di C. Questa immagine rappresenta il potenziale che cala, che da 452 volt, valore che ha all'inizio in A, scende poi fino a 0 in 8 mm di distanza, perché questa è la distanza fra le armature. Quindi in 8 mm di spazio il potenziale cala da 452 volt a 0. Il punto C si trova dove il potenziale è calato da 452 volt a 112 volt. Quindi io devo trovare dove si trova il punto C, cioè devo trovare questa distanza tra la lastra di sinistra, la lastra A, e questo punto C. Allora, utilizzo la proporzione dei cateti di questi due triangoli rettangoli. Infatti, la mia incognita è la posizione di C, quindi è questo cateto. Allora prendo questo triangolo più piccolo e faccio il rapporto tra X e C, e lo confronto con l'analogo corrispondente cateto del triangolo grande. Quindi X e C sta a D, che è 8 mm. Come quest'altro cateto, che è 340 volt, sta a 452 volt. Perché questo cateto è 340 volt? Perché è di quanto cala il potenziale da 452 a 112 volt, cioè è calato 340 volt. Quindi la proporzione è: questo cateto sta a D, come quest'altro cateto sta ai 452 volt totali. Questa quindi è la proporzione, la domanda, la nostra incognita è xc, che quindi è la frazione 340 su 452 per gli 8 mm della distanza fra le lastre, e quindi sono 6 mm, vuol dire che il punto C si trova a una distanza dalla lastra A di 6 mm. Questa è la distanza di 6 mm. Intuitivamente questa proporzione che vuol dire che quando noi ci spostiamo di 6 mm su 8, il potenziale sarà caduto dei 6 ottavi rispetto alla caduta totale che è di 452 volt, cioè 112 volt è i 6 ottavi dell'intera caduta di potenziale, cioè di 452 volt. Cioè, ho detto male, non è 112 volt che è i 6 ottavi, è 340 volt che è i 6 ottavi. Cioè, questa caduta di tensione da 452 a 112 volte rappresenta i 6 ottavi dell'intera caduta di tensione e si ottiene spostandosi a destra dei 6 ottavi rispetto agli 8 mm.